Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Marco. E io sono Alessandro. Ragazzi, siamo tornati, mi raccomando, supportateci lasciando un bel like, commentando, scrivendo il video che volete vedere sul nostro canale. Mi raccomando ragazzi, siamo tornati su YouTube con l'obiettivo di arrivare a 100.000 iscritti. Di sotto ogni video lasciate qualche commento, qualche consiglio su video futuri. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace, seguiteci anche sulla nostra pagina di Instagram. Mi raccomando, e adesso vi lasciamo il video. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Marco, oggi siamo tornati con un nuovo video, ma prima, come abbiamo già detto nell'introduzione, lasciate subito un bel like, commentate scrivendo il titolo che volete vedere prossimamente sul nostro canale. Ragazzi, ovviamente lo sapete, non lo sto neanche a ripetere di nuovo, ma lo ripeterò lo stesso, non possiamo andare al campo fino a quando questa situazione non migliorerà, non si evolverà, però sicuramente il prima possibile ci andremo per portarvi dei nuovi tutorial, dei nuovi allenamenti, quindi dateci delle idee nei commenti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. In questo video ragazzi vorrei parlarvi di un aspetto mentale, psicologico dell'allenamento. Infatti ho deciso di chiamare questo video come allenarsi al 100% anche a casa, in quanto in questo periodo, ovviamente come ho già detto prima, non potendo uscire, rimane importantissima la fase di allenamento che noi possiamo fare in casa. Ovvio che allenarsi in casa ha degli aspetti negativi e degli aspetti positivi. Ovviamente io consiglio di fare sempre allenamento, non soltanto adesso che c'è emergenza, ma anche dopo, anche quando potremo andare al campo, anche quando potremo quindi allenarci all'aperto, fare sempre un qualcosa a casa. E adesso vediamo il perché. Allenarsi a casa condiziona anche psicologicamente il nostro approccio con l'allenamento. Perché? Perché quando una persona sta a casa, quando sente l'aria di casa, ma è così per tutti, è così anche per me, ovviamente uno ha poca voglia di allenarsi, ha poca voglia di migliorarsi costantemente, perché comunque magari uno è distratto, oppure vuole vedersi una serie TV, oppure semplicemente vuole stare per i fatti suoi, a chi piace leggere, leggere, giocare alla PlayStation e così via. Però ragazzi, il mio consiglio, quello che vi voglio dare, è cercare sempre di trovare un momento dove allenarsi. Come abbiamo detto, mentalmente allenarsi a casa è condizionante perché la casa ci dà altre idee, non quella dell'allenamento. Però ragazzi, vediamo gli aspetti positivi di allenarsi in casa, come per esempio migliorare costantemente. Se voi vi impegnate al 100%, non soltanto negli allenamenti che voi fate con la vostra squadra o quando andate al campetto o quando andate ad allenarvi per i fatti vostri, ma anche a casa, avete una cosa in più rispetto a tanti, perché molte persone, come ho detto prima, quando stanno a casa passano il tempo facendo delle altre cose, mentre sarebbe essenziale, importantissimo secondo me, allenarsi duramente anche a casa. Questi allenamenti ovviamente non possono essere equiparati con gli allenamenti che vengono fatti da un allenatore al campo, però aggiungono un qualcosa. Cioè, se noi andiamo a vedere la storia di Ibrahimovic, la storia di Messi, la storia di Neymar, la storia di Ronaldo, vedremo gente che ha sempre, sempre, sempre avuto tempo di allenarsi, ha sempre trovato un ritaglio di tempo per allenarsi, si è sempre impegnato duramente per raggiungere i propri obiettivi. E secondo me questo video deve essere un video motivazionale, ovvero che vi spinge, che vi sprona ad allenarvi sempre di più, soprattutto adesso che, non lo ripeterò mai, però vabbè, ormai è la terza volta che lo dico, non possiamo uscire di casa, quindi non potendo uscire di casa però dobbiamo sempre mantenerci allenati, perché quando tutto questo finirà, quando torneremo al campo, noi vogliamo essere i migliori, secondo me, e se non bisogna essere i migliori, ovviamente non vogliamo essere neanche quello più scarso. Quindi ragazzi, bisogna sempre costantemente tenere la testa concentrata sul miglioramento. Ovviamente questo video è un video proprio per motivarvi, cioè secondo me la fase motivazionale è una fase che nel calcio è importantissima. Io non sono mai stato un campione, Alessandro non è mai stato un campione, va bene così, Free Kicks Italian, non sono dei campioni nel calcio perché se no ovviamente non sarei qua a fare i video. Però ragazzi, quello che io ho visto dalle persone veramente che hanno raggiunto un buon livello era la costanza negli allenamenti. Cioè un po' come su YouTube, ovvero se uno è costante, caricando video in maniera costante, ovviamente avrà più possibilità, no? Di essere più grande come canale, di avere più follower, di avere più views. Ovviamente se uno carica il video come facevamo noi una volta ogni tanto, hai meno possibilità di diventare un canale molto grande. Così è col calcio. Nel senso, trovatevi sempre
un po' di tempo a casa per fare qualcosa. Sarà essenziale perché vi darà quel qualcosa in più. Cioè, ragazzi, come ho detto nel video, che comunque vi lascio in descrizione, ce l'avete anche qua sopra, come allenarvi a casa, come allenarsi a casa, allenamenti che faccio anch'io quotidianamente per rimanere sempre in movimento, che è essenziale, sono degli allenamenti abbastanza facili, cioè a un livello molto easy dell'allenamento, perché alla fine si parla delle basi, si parla del controllo palla, si parla dello stop, dell'allenamento sulla precisione, di fare un po' di muretto. Però ragazzi, allenatevi seriamente. Cioè il mio consiglio è quello di mettersi lì come se si fosse al campo e allenarsi seriamente, quindi concentrati per quella mezz'ora di tempo, quei 10 minuti, non serve tantissimo tempo, ma fatelo in maniera proprio concentrata, perché soltanto concentrati riuscirete ad arrivare ad un livello ancora superiore di abilità che vi ripagheranno quando tutti potremo tornare a giocare al campo. Allenarsi al 100%, nella mia immagine, insomma in quello che mi immagino io, vuol dire veramente mettersi lì e dedicarsi per un determinato periodo di tempo con passione a quello che si fa. Io penso che per tutti voi, quelli che seguono il nostro canale, il calcio sia una delle passioni più grandi, se non la più grande. E sicuramente, come tutte le passioni, bisogna coltivarle, bisogna cercare di farle andare avanti, bisogna cercare di farle tutti i giorni. Quindi ragazzi, il mio consiglio è proprio questo, quello di mettervi lì a casa con l'allenamento che vi ho fatto, con il video che vi ho fatto precedentemente, come allenarsi in casa, e mettersi nel giusto mood, con la giusta concentrazione, dedicandosi proprio appassionatamente a quello che noi facciamo. Ovviamente questo consiglio può essere legato al calcio in questo settore qua, perché è il settore che facciamo noi, ma è un consiglio che si può allargare a qualsiasi concetto, a quello che se un qualcosa vi piace particolarmente, se siete appassionati nel fare un qualcosa, fatelo. Fatelo con passione, fatelo con dedizione, impegnatevi in quello che fate e così vedrete sicuramente dei grandissimi miglioramenti in qualsiasi settore della vostra vita. Quindi ragazzi, il mio consiglio, come sicuramente avete capito, è quello di allenarsi seriamente. Seriamente, con concentrazione, con costanza. So che magari vi sembrerà strano mettersi lì in casa, palleggiare con una pallina o con dei calzini, fare del muretto. Però ragazzi, quello che io voglio darvi, quello che io voglio trasmettervi è che soltanto con la costanza di allenarsi tutti i giorni per un breve periodo di tempo, voi riuscirete a diventare un calciatore migliore. Poi ovvio, noi magari non riuscirete tutti a diventare a un livello di Serie A, quindi a livello di giocare contro Neymar, contro Messi e così via. Però ragazzi, soltanto con l'allenamento costante vi migliorerete. Poi il miglioramento dà soddisfazione anche personale, no? Penso che quando voi andate al campetto con i vostri amici, ovviamente vedere che migliorate pian piano vi darà maggior fiducia, quindi riuscirete a fare delle giocate che neanche voi vi aspettate, perché con il miglioramento aumenterà l'autostima in voi stessi, crederete di più in voi stessi e dunque riuscirete a migliorarvi e a dare un qualcosa in più. Ed è essenziale nel calcio avere quella persona che grazie alle sue abilità riesce a dare fiducia anche agli altri e così diventare un uomo leader all'interno di uno spogliatoio, all'interno di un team. Ragazzi, detto questo, mi raccomando, anche in questo periodo state a casa, ma allenatevi. Allenatevi e allenatevi duramente. Come ci stiamo allenando noi, allenatevi anche voi, per diventare appunto il calciatore che voi vorreste diventare. Siamo arrivati alla fine di questo video, ovviamente cercherò di portarvi altri contenuti di questo tipo, se vi sono piaciuti lasciate pure un like, se non vi sono piaciuti, amen, mi dispiace, però iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, commentate nei commenti, un saluto da Marco e dai Free Kicks Italian, ciao a tutti!